Sono Assunta Signorelli, sono psichiatra, attualmente direttore facente funzioni del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. Mi scuso ma leggerò il mio intervento. Trieste è viva e resiste insieme a voi. Penso che sia più corretto parlare di resistenza e non di lotta, perché abbiamo necessità di comprendere il senso e il significato di comportamenti e di pensieri antagonisti nei confronti dell'esistente. Mirati non alla distruzione del nemico, atto violento e generatore di una catena distruttiva senza fine, ma alla costruzione di una convivenza civile, dove per ciascuno o ciascuna sia possibile esistere. In una situazione come l'attuale, caratterizzata dal magma confuso dei linguaggi e dalla distanza dalla vita quotidiana dei luoghi decisionali, è ancora possibile chiamarli luoghi del vero potere? Il concetto di resistenza pare più idoneo per descrivere la condizione di quanti, uomini e donne, sono impegnati sul terreno della costruzione di un mondo dotato di senso, capace di comprensione, reciprocità e scambio fra le istanze più diverse, talvolta contrastanti, che le identità singolari propongono. E la Trieste che resiste è la stessa che in questi 40 anni è stata capace di sopportare alti e bassi, da attraversare le contraddizioni e le difficoltà del governo della cosa pubblica, cioè della politica, senza mai identificarsi con questa o quella parte, ma proponendosi essa stessa come punto di riferimento forte per chiunque, identità singolari o gruppi, fosse realmente intenzionata a costruire un'organizzazione sociale capace di accogliere tutti e tutte. Perché fondata non sulla negazione, ma sulla mediazione, spinta a ogni limite, dell'inevitabile conflitto che le diversità singolari naturalmente generano. Perché, citando Basaglia, ogni potere che tenda ad eliminare le resistenze, le opposizioni, le reazioni di chi è a lui affidato è arbitrario e distruttivo, sia che si presenti sotto l'effigie della forza che sotto quella del paternalismo e della benevolenza. È la Trieste dell'utopia possibile perché necessaria, che Bonomi e Borgna, nel loro ultimo libro, Elogio della depressione, descrivono come l'unico luogo dove si è concretizzata quell'alleanza intensa e rivoluzionaria tra comunità di destino e comunità di cura che si è realizzata nella vita professionale e nell'opera di Franco Basaglia. Riconducendo nella relazione fra chi cura e chi è curato quell'equivalenza etica ed esistenziale, che certo è stata proposta nei grandi lavori di psichiatri come Binswanger e Schneider, ma che è diventata comunità operante di cura solo a Trieste. Comunità di cura che vive nei centri di salute mentale, nelle sedi delle associazioni e delle cooperative, nei laboratori e nelle diverse forme di residenzialità, dall'abitare assistito alle residenze H24, presenti nella città e fra loro collegati da un'organizzazione forte che funziona grazie alla molteplicità delle persone che la costituiscono. Organizzazione forte, frutto del lavoro di deistituzionalizzazione cominciato tanti anni fa e che con occhio di donna mi piace definire con le cinque parole del genere. Accoglienza, ascolto, accudimento, habitat e autonomia, che nel mentre si realizzano costringono chi opera ad assumere fino in fondo la contraddizione di una tecnica costantemente in bilico fra abbandono e controllo, a dar vita ad istituzioni in continuo cambiamento fondate sullo scambio e la reciprocità, consapevoli, come diceva Franco, che non di dare voce trattasi, ma di mettere l'altro, l'altra in condizione di prendersi la parola. Prendersi la parola o appartiene a tutti e tutte o non può esistere, e quando esiste si esprime come polifonia dissonante e ritrova la sua armonia nella consapevolezza che la deistituzionalizzazione è pratica mai conclusa, perché, come diceva Sartre, le ideologie sono libertà mentre si fanno, oppressione quando sono fatte. Per questo è la Trieste delle molteplicità,
di un collettivo aperto sempre da ridefinire, quella che oggi è chiamata a misurarsi con le difficoltà e le insidie che attraversano il nostro paese. Certo, proprio per aver dimostrato che è possibile prendersi cura dell'altro senza violentarlo, che pubblico può essere sinonimo di servizio alla cittadinanza, che il riconoscimento dei diritti individuali è strumento terapeutico, Trieste è nel mirino di quanti vogliono restaurare il dominio del più forte, ridurre tutto, persone e valori, a merce di scambio, cancellare ogni possibilità di convivenza civile per riaffermare il primato del potere economico. Di questo siamo consapevoli. Le difficoltà sono iniziate già da molti anni e l'origine sta nella pervasività che certi atteggiamenti, linguaggi, forme di emarginazione e intolleranza verso le differenze hanno avuto nel nostro tessuto sociale e dalle quali nessuno, uomo o donna, indipendentemente dalla sua appartenenza politica o culturale, è rimasto indenne. La condizione di incertezza istituzionale nella quale siamo costretti ad operare dall'inizio dell'attuale legislatura regionale, il 2008, una riforma sanitaria sempre annunciata e mai praticata, ha avuto come effetto la destabilizzazione e l'impoverimento della rete territoriale dei servizi, non solo sul versante economico, ma anche, questo è forse più grave, su quello culturale, facendoci correre il rischio di costringere il dibattito e la riflessione negli angusti confini dell'esistente, con tutte le conseguenze che questo comporta. La precarietà istituzionale che la riforma futuribile ha costruito è la questione da assumere come centrale, la sfida con la quale dobbiamo misurarci. Sfida che condividiamo con la maggioranza della società attuale, che ci riporta a quella comunità di destino di cui parla Bogna come peculiarità dell'esperienza triestina. Condividere questa precarietà, comunque da una posizione di privilegio, significa ridefinire nella continuità il mandato di servizio verso la cittadinanza che essere istituzione pubblica impone. Mandato che oggi ci obbliga, come sempre accaduto nei momenti di trasformazione sociale, a rilanciare la sfida, a continuare a vivere le contraddizioni del sistema che ci determina, gestendo un'istituzione che neghiamo, facendo un atto terapeutico che rifiutiamo, negando che la nostra istituzione, diventata per la nostra stessa azione un'istituzione della violenza sottile e mascherata, non continui solo ad essere funzionale al sistema. Tentando di resistere alle lusinghe delle sempre nuove ideologie scientifiche in cui si tende a soffocare le contraddizioni che è nostro compito rendere sempre più esplicite. Consapevoli di ingaggiare una scommessa assurda nel voler far esistere dei valori quando il non diritto, l'ineguaglianza, la morte quotidiana dell'uomo sono eretti a principio legislativo. Franco Basaglia, il problema della gestione. E allora riportare oltre la contraddizione, spostare i limiti e i confini che delimitano il mondo degli inclusi, creare ponti e legami tra le differenze significa oggi rimettere al centro la denuncia del carattere oppressivo e violento della psichiatria come corpus teorico, che fornisce giustificazioni ed alibi ad un potere che sulla distruzione degli ultimi e delle ultime fonda la ragione della sua esistenza. Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali di questa occupazione dell'esistenza delle persone sparla, ristabilendo il patto di ferro tra psichiatria e potere ben esplicitato da Foucault. Patto di ferro che si sostanzia dentro il paradigma della malattia mentale, come estraneità irriducibile alla normalità e che usa la cura come forma di esclusione agita per il bene delle persone sofferenti. A conferma di ciò basti riportare quanto sta accadendo intorno alla questione degli OPG. Quel 70% individuato dal suo tempo dal senatore Marino come non pericoloso presupponeva e confermava la pericolosità del restante 30%. Per questo, in ciò confermato dalle diverse esperienze e dalle narrazioni delle persone con sofferenza psichica, credo che sia compito dei servizi nel loro insieme uscire allo scoperto per sostenere non solo la possibilità di guarire. Il ricorso al termine di recovery poco mi convince perché oltre ogni possibile interpretazione resta sul terreno della psicopatologia.
ma la rivendicazione forte del diritto alla propria indifferenza, perché laddove la libertà di esistere è continuamente sotto tiro, la follia si genera come forma di resistenza, certo anche autodistruttiva, di cui non si può non tener conto. Oggi sono maturi i tempi per confrontarsi con la sofferenza individuale, rivendicandone il diritto di esistenza come moto dell'anima, non riducibile a sintomo, per assumerla per quello che è, l'altra faccia del desiderio di esistere e di contare. Rivolgersi alla sofferenza per contrastare e annullare la sua distruttività, per ribellarsi ad essa in positivo, disponibile a rafforzare la parte liberatoria che le tecniche portano con sé, ma opponendosi con forza ai processi di reificazione corporea, l'altra faccia della medaglia, e a declinare il nostro agire secondo un'etica della responsabilità assoluta, quella che Foucault definisce etica dell'attualità, poiché se l'attualità è ciò che ci divide dal presente, indicandoci ciò che stiamo diventando, è ancora l'attualità a chiamare in causa la responsabilità verso la cura di sé, sperimentando altri modi di pensare, altri stili di vita. Stili di vita e modi di pensare che richiedono un impegno in una pratica terapeutica individuale e collettiva, fondata sulla comprensione dell'altra, altra come soggetto, che nella sua esperienza di sofferenza esprime un senso solo se la comprensione si fa compromissione, può trovare spazio di espressione, e quindi un'elaborazione verso la vita e non la malattia. Scusatemi, ma non posso chiudere questo intervento senza un riferimento personale. Ho iniziato la mia esperienza nel 70 come studentessa nel residente nell'ospedale psichiatrico di Parma con Franco Basaglia. Da allora questa si è articolata come un cursus rerum nella direzione che ho contribuito a chiudere reparti di manicomio, a costruire servizi territoriali, il centro di salute mentale di San Giovanni, il primo nucleo dell'attuale servizio residente, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, sin dall'inizio aperto e senza mai usare due contenzioni, il centro, il CMAS, che ho attualmente, quelli che oggi vanno sotto il nome di centri per le dipendenze, il centro donna salute mentale, il centro di salute mentale di via Gambino San Giovanni, il primo ambulatorio distrettuale a Rozzol Melara, uno dei quartieri a rischio della città di Trieste, a dar vita a cooperative, il posto delle fragole e il Cassiopea, associazioni culturali, Franco Basaglia l'una e l'altra, progetti speciali, Stella Polare sul traffico di esseri umani e il progetto per i rifugiati e richiedenti asilo con problemi di salute mentale. Tutto attraversato dalla nascita di due figli e un figlio e sempre consapevole di partecipare a un progetto collettivo, un pezzo di storia, quella con la S maiuscola. Qualcosa a cui appartenevo ma che non mi apparteneva, perché fondata sulla mediazione e il riconoscimento dell'altro, altra da me, come differenza con cui misurarmi e costruire le alleanze necessarie per raggiungere lo scopo. In questo fare, che per me è stato soprattutto scuola di vita e costruzione di reti, ho conosciuto e sostenuto l'importanza di quello che con le parole di Richard Serre chiama presenza ricorrente di una particolare dote sociale, preziosa nello svolgimento di attività pratiche, la capacità di collaborare, perché la collaborazione rende più agevole il portare a compimento le cose e la condivisione può sopperire a eventuali carenze individuali. Grazie.